L'introduzione nel nostro ordinamento del rimedio compensativo risarcitorio e gli scenari che esso apre sono stati al centro di un convegno intitolato Pene inumane e degradanti, l'effettività del rimedio risarcitorio, organizzato a Palazzo Lascaris dall'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Il convegno di oggi ha voluto segnalare un'urgenza. L'Italia ha deciso un sistema per rispondere alle condanne dell'Unione Europea, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sulla pena inumana e degradante. Il rischio è che questo meccanismo non sia attuale, non sia efficace, non sia efficiente, non dia risposte, ma crei solo l'illusione ai detenuti di poter avere un risarcimento rispetto alla pena subita. Il convegno vuole porre le basi per cambiare strategia con l'aiuto della magistratura di sorveglianza, del provveditorato e dell'università. È urgente, è necessario, è giusto poter dare una risposta. L'Italia aveva un problema con le condizioni di detenzione inumane e degradanti prima della sentenza Torreggiani della Corte Europea, adesso ne ha un altro, nel senso che la sentenza ha sollecitato il legislatore italiano a intervenire. Il legislatore italiano è intervenuto nel 2013 e nel corso di quest'anno con una serie di provvedimenti svuota carceri, la cui applicazione però rischia, per via di alcune interpretazioni della magistratura di sorveglianza, di porre nel nulla gli sforzi del legislatore. Ecco, credo che questa sia un'occasione importante per fare il punto della situazione, per tentare un'inversione di tendenza rispetto ad alcuni orientamenti interpretativi che rischiano di portarci ad una nuova condanna in sede europea.